E quindi comunque ci preparammo per il concorso del centro sperimentale e scoprimmo nel giorno degli esami, ieri era dietro la fotografia, i primi che uscirono dall'esame, diciamo, qui chiedono ieri il direttore della fotografia, cioè, ma chi è? La decisione di fare questo lavoro è arrivata molto dopo. Io durante le medie è morto mio padre, quindi si decise a casa di fare una scuola professionale, anche se andavo bene in tutte le materie, meno il disegno, mi ritrovai a fare l'istituto d'arte. Dopo il primo anno propedeutico, quindi la scelta è inevitabile, al secondo anno potevo scegliere fotografia per liberarmi un pochino. E alla fine del corso, con me era compagno di corso Carlo Tafani, e Carlo mi disse, ma perché non facciamo il concorso per il centro sperimentale? Insomma, mi hanno preso e ho scoperto e mi sono appassionato nei 2 anni del centro sperimentale, che sono stati, devo dire, insomma, molto belli per me. Io ho conosciuto Bellocchio, che era del secondo anno. Dopo il centro sperimentale mi chiamò Marrama per propormi di fare l'assistente nei pugni in tasca. Marrama dovette andare a Roma gli ultimi giorni, io finii con i pugni in tasca da solo. E diciamo che da lì è nato questo sodalizio che è andato avanti per tantissimi anni. Silvano lo conoscevo attraverso la scuola e lui mi chiamò per fargli un po' di provini prima del film, gli servivano. E poi insomma finì che sul film lo fece Aldo Scavarda come fotografia. All'inizio Scavarda non mi voleva proprio. Un po' l'insistenza di Silvano così, un po' il fatto che non c'era una lira. Un film è difficilissimo, vedete che facciamo dei carrelli col 50 a fuoco rapido. Puoi capire che vuol dire? Ah, c'era Maurice Ranieri, come vedeva che montava questo obiettivo, cominciava a sudare freddo perché sapeva che lo aspettava qualche ora di immobilità quasi assoluta. E mi trovai in macchina Vittorio Storaro. E devo dire che Vittorio mi aiutò moltissimo. Vittorio è uno dei operatori che in macchina il fuoco lo stravede, per cui. Sempre tramite Bellocchio, dovevano di Franco Di Giacomo e Tonino De Licolli. Mi propose a Tonino e a Franco di prendermi come assistente operatore. Poi c'è stata una bellissima collaborazione con Franco, di 8 anni di operatore di macchina. Mi piaceva molto, non è che c'avevo questa cosa che dovevo per forza fare fotografia il giorno dopo. Esordimmo con Samperi, facemmo lavoro Bertolucci, Bellocchio, Dario Argento, insomma, tipo di cinema che ti forma, no? I rapporti con il regista, perché tu, con i registi bravi c'hai da imparare ogni quadratura, c'è qualcosa che. Entrammo in una cooperativa con Franco Di Giacomo e questa cooperativa dovevo produrre questo film, appunto, Difficile a morire. Quando finalmente arrivò il finanziamento di Studio Luce, Franco aveva un film di Norisi e allora lì in cooperativa si decise che avrei esordito e quindi fece questo film di Umberto Silva come regista. Una bella scenografia, costumi, un film in costume all'inizio del secolo. Anche un film piccolo, abbiamo girato 5 settimane se non mi ricordo male. Un regista a cui devo molto sia nella mia formazione professionale, sia per i risultati raggiunti, sicuramente Marco Bellocchio. Mi ha molto spinto a rischiare, a lavorare molto nelle sottoesposizioni per dare quel tipo di atmosfera particolare che serviva al film. Quindi dalla tua parte hai il regista che è lui che ti spinge a rischiare, insomma, andare sempre più nel buio. Quindi veramente i registi non è facile capire quello che veramente vogliono, no? Perché usano una terminologia delle volte che non, la usano in modo improprio. Lui mi ha fatto una spiegazione di quello che voleva essere da un po', assolutamente una confusione. Perché da come aveva parlato sembra addirittura che volesse i diffusori, ma in realtà lui è una fotografia molto effettata, la luce di taglio. Io sono sempre stato contrario al dire questo è il mio modo di illuminare, quindi cerco ovviamente, a seconda del film che fai, di modificare per stare al servizio della storia. Però comunque penso che inevitabilmente viene fuori un modo tuo personale di illuminare. Parto sempre da un'impostazione del realismo, cioè un rispetto delle fonti di luce, un'impostazione realistica, fa sentire meno possibile l'artificio. Infatti quando feci un film con Luchetti mi ha detto, ma tutta questa luce ha messo? Io pensavo che non usassi per niente. E quindi va benissimo, se la sensazione è che non la usi o che ne usi molta poca, è quello insomma, il risultato che cerco di raggiungere. Poi. Non so se questo si può definire stile, ma insomma. Nel film Nostalgia, Tarkovsky mi parlò del suo desiderio di poter modificare la luce durante una sequenza, la definiva fotografia dinamica. Ma il significato qual è? Che queste variazioni di luce permettono di entrare nel ricordo. Uno il sogno, se vuoi definirlo. Se lui venne nell'80 in Italia per preparare il film, che
che la doveva produrre Cristaldi. Era stato fatto il nome di Luciano Tovoli. Lui sentì che Luciano non era così disponibile come lui pensava che il suo direttore previdenziale dovesse essere. Che era il periodo che Luciano doveva fare il regista nel film, quel film che poi ha fatto. Quindi in questa situazione lui cercò un operatore più giovane, vide saltò nel vuoto. Mi fece telefonare dal suo interprete, aiuto il regista. E Tarkovsky lo volle vedere, io mi sono seduto perché un attimo mi seguo. Insomma, ci siamo incontrati a Piazza Navona a prendere un tè. E insomma, ha fatto una specie di interrogatorio. Proprio lo psicologo che vuol capire che c'hai dentro. E dopo un'oretta mi ha dato la sceneggiatura. Poi ci siamo rivisti un'infinità di volte. Dopo l'estate ritornò in Russia. E prima di partire mi scattò una Polaroid e disse, cioè, almeno faccio vedere che il direttore della Fruglia l'ho trovato. Nell'82 tornò per fare il film, ma lui era sicuramente spiato. Quando tornava la seconda volta aveva già deciso di non tornare più. Non si fidava della gente. Tant'è vero mi arrivò a dire, guarda, io sono puntuale, se la truppa ritarda io torno a casa. Io chiedo, guarda, qui è il contrario, arriviamo tutti un'ora prima. Quando Nanni Moretti mi chiamò per fare Palombella Rossa, la prima cosa che mi disse, cioè non pensare che facciamo nostalgia testuale. Quindi, insomma, era chiaro quello che... Ma d'altra parte non è che non c'era bisogno che me lo dicesse, diciamo, tu fai un film dove l'immagine, come dicevamo prima, ha un significato, fai un film dei nani dove la parola, quella che è la cosa predominante, quindi non... Io anche per la mia... con più carattere non voglio mai apparire, quindi per me non è che ci devo fare la fotografia per far bella figura, ma soprattutto in Caro Diario e Aprile c'era quasi una cosa di cronaca che rendesse credibile la visita dal medico, piccolissime truppe, tutti e due i film, Aprile e Caro Diario, meno la scena finale di Aprile, ma insomma, se no sono proprio fatti con due lampadine, come si può dire. La stanza del figlio, la filosofia è la stessa, quindi rimanere da una parte e non farsi notare, anche perché Nanni viene a stampare le copie, quindi se c'è una scena sottotono un po' affettata, cioè, ma non si può aprire un pochetto, non si può scherzare, alla fine tanto vale farla, farla già a quel livello che se pensi che a lui piaccia, insomma. Poi c'è il lavoro particolare di lavorare su lui, come sa bene Franco, di fotografarlo al meglio, e lui è il protagonista assoluto, quindi va curato molto. Con il film Caos dei Fratelli Daviani abbiamo affrontato il problema delle notti americane. Diciamo che all'inizio sembrava più un fatto economico. Sarebbe anche giusto girare in seconda a certe ore del giorno, col sole un po' basso che illumina di taglio i personaggi. Poi invece è diventato un fatto artistico, nel senso che il personaggio del film, c'era la luna piena, di andò l'uomo mannaro. E allora girammo in notte vera le scene precedenti. E poi tutte le sequenze della sua crisi, diciamo, della sua pazzia, girate in notte americana. Però insomma, alla fine, per me era la prima volta che facevo, quindi affrontai con molto timore. Ma diciamo, le nuove tecnologie, come capacità di illuminare, io penso che non... come se fosse una pellicola completamente nuova, ti devi adattare a queste nuove caratteristiche e cercare di darle al meglio. Le due capacità, diciamo, di sensibilità verso la storia, di uso della luce per raggiungere un'emozione, insomma, penso che restino invariate. Inevitabilmente cambieranno un sacco di cose. Quella principale, che già adesso non si fa più, la proiezione dei giornalieri, no? Cioè questa verifica, no? Che tu fai solo in proiezione, quello che veramente hai fatto. Lavorando con i ragazzi in una scuola di cinema, la maggior parte del lavoro lo fai magari con una macchina digitale, no? Perché è un problema di costi, chiaramente. Non è che è una cosa così che basta vedere uno schermetto e tutti diventano in teletografia. Beh, insomma, la differenza tra il cinema e, che ne so, la cronaca è questa, no? Cioè, tu riprendi l'esistente e invece, siccome devi raccontare una storia, modifichi l'esistente per adattarlo. Quindi, insomma, è un po' diverso.